Ciao ragazzi, e oggi siamo qua a giocare il primo turno di Ortisei. Gioco stasera verso le 6, le 7, sperando che non ci siano tardi. E niente, volevo parlare un pochettino della mia carriera fino adesso, di quello che è capitato in tutti i miei incontri, chiaramente in linea generale. E ora mi trovo alla posizione 290 del mondo e chiaramente sono molto felice di quello che ho raggiunto fino adesso, perché comunque è stato tutta farina del mio sacco. Io, mio papà e tutte le persone che mi hanno sempre voluto bene sono state con me fino ad adesso e spero di arrivare sempre per l'istante per poter gioire di tutte le soddisfazioni che poi un giorno, se Dio vorrà, potranno essere mie. E bene, ultimamente sto giocando la competizione a squadre, ho fatto molte belle partite. Chiaramente la mia storia parte da quando, dai primi Futures, quando incominci veramente a giocare a livello professionistico, quindi incontri le prime persone, i primi giocatori che hanno tanta esperienza, quindi si parte da accumulare molta esperienza, poi piano piano sviluppi il tuo gioco, incominciano ad esserci le prime soddisfazioni, dopo le prime soddisfazioni incominciano ad esserci le prime conferme. E ultimamente sono stato felice perché comunque ho battuto giocatori di buon livello, sia battuti e anche magari lottato partite di buon livello, che queste comunque danno sempre fiducia. Quindi quello che io mi auguro della mia carriera è quello di poter realizzare tutto quello che sento e di poter essere magari un esempio per tutti coloro che vogliono diventare dei giocatori di tennis. E ho appena finito la partita con Bobby, ho vinto 7-5 al terzo, e un match molto duro, le condizioni comunque non sono facili, la palla scorreva molto veloce, quindi si è giocato veramente su pochi punti e quando scambio è veramente veloce, giocare su pochi punti magari la tensione può salire. Sono felice che comunque sono riuscito a vincere, ho avuto 3 match point sul 5-3 che serviva a lui, non sono riuscito a sfruttarli, però sono stato bravo a stare lì tutto il match credendoci continuamente e grazie a Dio ho vinto.